presto. Sì. Alvin! Annegret! Molla la macchina! Eccola! Presto, aprila! La vuoi aprire? Quest'uomo, finito sotto il treno, era passato correndo davanti alla sua guardiola. Sì, e subito dopo sono passati altri tre che lo inseguivano. Ah. E cosa ha visto ancora? Li ho seguiti sullo schermo del televisore a circuito interno e ho visto che, arrivati su questo marciapiede, si sono messi a camminare normalmente. Ho pensato che dovessero prendere il treno. Poi, quando ha sentito il fischio del treno, si è allontanato dalla guardiola. Dopo aver dato l'allarme. Già, e quei tre uomini le sono venuti incontro correndo verso l'uscita. Appunto. Ho cercato di fermarli, naturalmente, ma mi hanno scansato con uno spintone. Lei è il conduttore del treno? Sì. Io stavo entrando nella stazione, quando ho visto due uomini sul marciapiede che gettavano qualcosa sui binari. Mi è sembrato che fosse un fagotto. Non ho potuto distinguere, è avvenuto tutto così in fretta. Poi ho tirato l'allarme. Bene, grazie. Una macchina fotografica ancora carica. Carica, per modo di dire. Hanno strappato quasi tutta la pellicola. Tenga, signora. Grazie. Tenga anche questo, signora Mattes. Era un fotografo, vedi? Alvin Merz, studio in Bernauer Strasse. Poca roba, comunque. Già, speriamo nel seguito. Metti a verbale le dichiarazioni di questi due signori. Buonanotte. 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 Darsi che richiami. Non so, c'è qualcosa di strano. Signor Merz, c'è Alvin? No, Annegret, Alvin non è ancora tornato. Ci sono soltanto io. Aspetti, sta arrivando qualcuno. Vado a vedere chi è. C'è Annegret al telefono. Mi sembra molto agitata. Annegret? No, arrivo in questo momento. Alvin mi ha telefonato. È accaduto qualcosa? Non siamo riusciti a parlare, ma sentivo nel ricevitore molte voci concitate e Alvin che gridava qualcosa. Gridava, hai detto? Ma no, ti sarei sbagliata. Appena arriva gli dico di telefonarti. Sì. Stai tranquilla, no? Non me ne dimentico. Non devi preoccuparti. D'accordo, buonanotte. Che cosa succede? Perché lo chiedete tutti a me? Che ne so io? Dice che ha sentito Alvin che gridava. Quella è tutta svitata. C'è qualcosa da un po' di giorni? Non c'è un bel niente! Thank you.
Mi ha beccato alla spalla. Non ti muovere. Chiamo l'ambulanza. Bavaria 127 chiama centrale. Non preoccuparti. Il dottore ha detto che è solo un graffio. Comunque per un po' di tempo te ne starai tranquillo. Sono preoccupato per te. Come farai nei prossimi giorni? Questa è una domanda giustissima, alla quale però mi riservo di rispondere. Non ci voleva. A presto, Stefan. A presto, Harry. Vieni. Chi parla? Non vuole rispondere? Allora, non risponde nessuno. Del resto, perché dovrebbe esserci ancora? È mezzanotte. Siete nei pasticci, non è vero? Qualcuno ha già ficcato il naso qui. Già. Fotografie porno. Pare. Tutta robaccia. Radunate tutto qui dentro e fate rilevare tutte le impronte, soprattutto sulle porte e sulle finestre. D'accordo. Andiamo a dare un'occhiata a casa sua. Buonanotte. 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 Ecco, deve essere la prossima. Fermati un po'. Accendi una sigaretta. Ha visto qualcuno? Sì, c'è uno in macchina. Sosta in seconda fila, proprio lì davanti. Domandagli i documenti. Polizia, documenti, prego. Non sparare! Può darsi che quello non c'entri. Può darsi che c'entri, invece. Abbiamo il numero di targa, no? Guardiamo qua per ora. Lei chi è? Polizia criminale. Vi aspettavamo. Ci hanno già telefonato. Hanno detto di mio fratello. È vero che è morto? È per questo che siete qui. Sono della polizia. Mia moglie. Buonasera, signora Merz. È proprio Alvin. Il morto. Lo hanno gettato sotto un vagone della metropolitana. Aveva avuto la sensazione che stesse per accadere qualcosa di grave. Lei ha detto di aver ricevuto una strana telefonata. Sì, meno di mezz'ora fa. Un uomo mi ha avvertito della morte di mio fratello, dicendomi di scendere subito giù in strada. Quel tale le ha detto chi era, almeno? No, ha detto soltanto di evitare la polizia in questa faccenda, se ci tengo alla mia vita. Le ha detto il motivo per il quale lei doveva scendere? No. Suo fratello abitava qui con lei? Sì, aveva una stanza. Questa casa è sua? È dei miei, ma ormai è come se fosse mia. Da quando siamo sposati ci viviamo io e mia moglie. Se non le dispiace, vorremmo dare un'occhiata alla stanza di suo fratello. No, si figuri, venga. Grazie. Ah, scusi, signora. Vuole restare di qua, lei? Grazie. Chi può averlo ucciso?
Per quale motivo? Suo fratello faceva il fotografo. Sì, il fotografo. Che cosa fotografava in particolare? Tutto quello che gli capitava. Dalle foto turistiche, non so, a quelle per i matrimoni. Non aveva un grosso giro. Forse come fotografo non era un granché, ma riusciva a camparci. Faceva anche, come dire, fotografie un po' particolari? Particolari? Uh-huh. Che cosa sarebbero? Fotografie pornografiche, in altri termini. Alvin? Ma come le viene in mente? Assolutamente no. E poi mia moglie se ne sarebbe accorta perché lavorava nel suo studio. Suo fratello aveva altro personale? Un'altra donna soltanto. Era un'azienda limitata, come le ho detto. Qual è la sua occupazione? Io? Cameriere. Lei sa per caso dove era andato questa sera suo fratello? Non lo so. Pensa che sua moglie lo sappia? Non credo. Dove è stata sua moglie questa sera? Al laboratorio, doveva fare un lavoro urgente. C'è qualcun altro che possa sapere dove è stato suo fratello? Avrà avuto un amico, un'amica? Un'amica? No. Non proprio. Voglio dire, non proprio un'amica nel senso che... è una storia complicata. Questa è Anne Galbier. Si vedevano spesso, lui l'andava sempre a trovare. Abita a Landshut. Il padre è una persona modesta, fa il custode. Si tratta di un'amicizia intima, per così dire? Ecco, vede. Alvin un anno fa l'aveva investita con la macchina. La colpa era della ragazza, questo lo ha riconosciuto anche il tribunale e la cosa finì lì. Però quella povera ragazza perse l'uso degli arti inferiori. Alvin l'aiutava, per quanto non avesse nessun obbligo di farlo. Si sentiva responsabile lui di quanto era accaduto. Lo diceva sempre. Ora vogliono parlare con te. Che cosa ti hanno chiesto? Niente di interessante? Molte lettere, un libretto postale e un rendiconto della banca. Quanto aveva? Sembra niente. Secondo la banca era in debito di 3.000 marchi. Entri, signora Merz. Lei faceva l'assistente nel laboratorio di suo cognato? Sì, lavoravo con lui, infatti. Abbiamo perquisito il laboratorio e abbiamo trovato... c'erano molte fotografie e film pornografici. C'era anche lei, signora Merz. Sì, io. Non è proibito farlo. Lo facevamo perché... c'è molta gente che compra questo materiale. E lo paga anche molto bene. È stato un espediente come un altro, le cose andavano male. E suo marito? Mio marito non ne sa niente. Dove doveva andare stasera suo cognato? Non lo so. Sa se avesse da fare per lavoro? Non ho idea. Che io sappiano. E lei dove è stata questa sera? Sono stata allo studio, c'era molto lavoro da fare. Che lavoro? Ho dovuto preparare i pacchi di materiale da consegnare entro domani mattina. Signor Merz? Sì? Quell'uomo che le ha telefonato di scendere giù in strada... crede che volesse parlare personalmente con lei? Non con me, voleva che scendesse mia moglie. Una richiesta assurda. Non avrei mai mandato mia moglie a parlare con uno sconosciuto. È in quelle condizioni. Già, capisco. Devo pregarla di venire con noi alla centrale. Forse potrà aiutarci. Gli aggressori alla metropolitana... hanno agito con gran disinvoltura. Quelli sorpresi nella perquisizione allo studio hanno sparato subito, appena disturbati. Evidentemente abbiamo a che fare con dei professionisti del crimine, con dei gangster. La pornografia qui non c'entra. Di che si tratta, allora? Il morto è un poveraccio di fotografo con uno studio squallido, un tipo che cerca di rimediare qualche marco come può.
Che cosa potevano volere da lui? Già. Signora Mertz, latte e zucchero? Sì, grazie. Il tuo è di là. Grazie. Prego. Grazie. Signora Mertz, che genere di foto faceva suo cognato? Oltre a quelle pornografiche, naturalmente. Vuol dirmelo, per favore? Faceva quello che fanno i fotografi. Foto turistiche, foto tessera, matrimoni, foto ricordo per aziende, per scuole. Quello che gli veniva richiesto. E che cosa potevano richiedergli che potesse indurre qualcuno a farlo fuori? Questa è la macchina fotografica che abbiamo trovato accanto al cadavere. Il negativo è stato strappato via violentemente. Lei sa cos'era? Obiettivo. Teleobiettivo. Li portava sempre con sé? Perché stasera li aveva. Per fotografare che cosa, secondo lei? Abbiamo trovato anche la sua agenda. Alla data di oggi ci sono alcuni appunti e due nomi. Berg e Schultheis. Sì, sono due matrimoni. Questa mattina è stato in chiesa. E che cosa vuol dire questa A maiuscola? Significa Annegret, immagino. Forse le doveva telefonare. Qui poi c'è un altro nome, Ecker. Quello dovrebbe essere un redattore con il quale doveva fare colazione stamattina. Per il pomeriggio ci sono un H e un M maiuscole. Che cosa vogliono dire? Questo non lo so. Nel pomeriggio suo cognato è stato in studio? Non so se ci sia stato, perché io nel pomeriggio non c'ero. Ci sarà pur stato qualcuno in laboratorio? La signora Schenk. E lei? Dove è stata? A fare spese. Porta qui quella scatola di foto. Guardi intanto queste fotografie e veda se qualcuno le può suggerire qualche idea. Ah, chiama al telefono la clinica dove è stato ricoverato Harry, per favore. Lipper, della polizia criminale, mi dia per favore il medico di guardia. Un momento. Ispettore? Eccomi. Grazie. Derrick. Salve, dottore. Come sta Klein? Beh, meno male. Gli faccia i miei auguri e gli dica di rimettersi presto. Sì, grazie. Il proiettile non ha toccato né ossa né articolazioni, ne avrà per 6 settimane. A quest'ora non telefona più. È troppo tardi. È già l'una. Hai ragione. Però quella telefonata mi ha sconvolta. Ma... trovato niente? No. Il mio collega la riaccompagnerà a casa adesso. Dovrà restare ancora a nostra disposizione, però. Buonanotte, signora Mertz, e grazie. Buonanotte. Thank you.
Tutto bene, signor Merz, non è accaduto niente? No, non è accaduto niente. Perché me lo domanda? E con te? È andato tutto bene? Sei stata d'aiuto in qualche cosa? Hai potuto dare a questi signori tutte le informazioni che volevano su mio fratello? Va di là. Volete ancora qualcosa? Se non volete altro da noi, andate pure. Buonanotte. Buonanotte. La smetta! Perché picchia sua moglie? Sono affari che non la riguardano. Io non direi. Che cosa è successo? Ho ricevuto una telefonata, ma non si tratta di cose che riguardino la polizia. Chi le ha telefonato e che cosa le è stato detto? Come le devo dire che sono mie faccende private? Perché suo marito l'ha picchiata? Se ne vadano. Se ne vadano via! Vada via. E hanno voluto che ce ne andassimo. Un'altra telefonata, allora. Una faccenda privata, a quanto pare. Sì, molto. Visto che qualcuno gli deve aver detto cosa fa sua moglie. Ecco perché poi l'ha picchiata. Ma nello stesso tempo è stato minacciato e non vuole parlare. Senti, fammi il favore di portar via queste porcherie. Mi danno il voltastomaco. Li devo fermare? No, abbiamo altre cose da fare prima. Annegret, ti vogliono al telefono. No, non voglio rispondere. Non voglio parlare con nessuno. Chiunque sia che vuoi che mi importi. E la polizia? Non me la sento. Parla tu, ti prego, eh? Va bene, cara. Pronto? Mi scusi, ma mia figlia non può venire a rispondere. Io però devo parlare assolutamente con lei, a proposito di... Scusi, signor Beer, ma sua figlia lo sa che Alvin Merz è stato ucciso ieri sera da 3 sconosciuti? Sì, lo ha saputo. La signora Merz ce l'ha telefonato ieri sera stessa. Mia figlia è molto sconvolta. Dice che non può rispondere perché è molto sconvolta. La signora Merz l'ha avvertita subito. E allora? Avrà anche suggerito alla ragazza di non rispondere al telefono. Fa entrare la signora Schenk. Signora Schenk? Buongiorno, signora Schenk. Buongiorno. Si accomodi. Lei lavorava con il signor Merz, non è vero? Sì, ma nel negozio. Non avevo niente a che vedere con le altre faccende. Beh, quali sarebbero le altre faccende? Lo dovrebbe sapere. Non avete fatto una perquisizione? Avrete trovato le fotografie, immagino. Quelle pornografiche, vuol dire? Sì, proprio quelle. Lei però sapeva che là dentro si facevano film e fotografie di quel genere. Lo sapevo benissimo, naturalmente. Tante volte gli ho detto... Le deve proprio fare, signor Merz. Lo ritiene necessario. E lui diceva, è un lavoro come un altro e rende molto di più. La pensava così. A chi si vendevano quelle fotografie? Devo proprio dirlo. Se lo sa, lo dica. Di solito era la signora Merz che le portava via, però... un paio di volte è capitato anche a me di provvedere alla consegna. A chi le ha consegnate? A una persona molto importante. Il pacchetto però l'ho consegnato in portineria. C'era il nome di una certa persona sul pacchetto. Blodin. Proprio così, Blodin. Grazie, signore. Buongiorno. Buongiorno. Salve, Scholz. Avete chiesto di Blodin, voi? Sì. Che c'è contro di lui? Che ha fatto? È da molto tempo che gli sto alle calcagna. Allora è anche un vostro cliente. Come no? Ha una preferenza per i locali di divertimento. Ne compra uno dopo l'altro. Ha il vero genio degli affari, quell'uomo. Un vero capitano d'industria. Qual è la specialità di questo genio? I locali di divertimento, te l'ho detto. Ha un debole per quelli più squallidi. Quelli che comprendono tutto il ciclo completo, dalla prostituzione al gioco d'azzardo alla droga. E non trovate mai prove contro di lui?
Contro di lui personalmente no, ma nei suoi locali peschiamo spesso i peggiori delinquenti della città e sono molti. Ma ditemi, che cosa posso fare per voi? Che c'è di nuovo? Un fotografo morto. Un fotografo morto? Mm-hmm. Oh. Con i fotografi Blodin non ha interessi. Guarda. C'è anche lui. Cosa? Lui, Blodin. Quale dei due? Quello a destra. Conosci anche l'altro? No. Trasmetti via radio i connotati di quest'uomo al BKA. Aspetta ancora un momento. Forse a Milano anche. Questo treno arriva da Milano. Trasmetti al BKA e anche all'Interpol. Vado. Cosa sarà andato a fare a Milano? Sono sicuro che a Wiesbaden ne sanno qualcosa. Telex dal BKA. La persona descritta è Mario Frank Santorini, cittadino americano. Santorini? Sì. Santorini in Europa. Oh, ma questa è una notizia sensazionale. Vuoi sapere chi è? Era il capo del più grosso traffico di stupefacenti prima che stroncassero la banda. I caporioni sono stati beccati, però lui è riuscito a squagliarsela. Ma che c'entra Santorini con il fotografo? Se non arrivano i moduli non possiamo completare la pratica. Ah, Wiesbaden ha risposto. I colleghi del BKA conoscono perfettamente quei due. Personaggi molto pericolosi. Ce ne siamo accorti anche noi. Il fotografo buttato sotto il treno. Harry all'ospedale. Qui Lipper. Il procuratore vuole parlare con lei. Grazie. Sì? Sì, eccomi. Portatemi subito qui la signora Merz e suo marito. Chi è, per favore? Polizia criminale. Apra, per cortesia, signore. Buongiorno. Dobbiamo accompagnare lei e suo marito alla centrale. Ma non è in casa. È a lavorare. Dove lavora? Non posso venire via proprio in questo momento. Sia ragionevole. Non lo vede quanta gente c'è? È l'ora di punta. Ho degli ordini. A meno che lei non voglia arrestarmi. Non si preoccupi, signor Merz. Spiego io la cosa al proprietario. Già, sai quanto sarà contento. Conosce questa fotografia? Quando è stata fatta? In quale occasione? Io non lo so. Non conosco questa fotografia. Non l'ho mai vista. Non è vero. L'ha vista ieri sera. Lo so perché l'aveva in mano. Volevo dire che non l'ho vista prima. Chi sono questi due uomini? In quale occasione suo cognato ha fatto questa fotografia? Davvero non lo so. Non so neanche se questa l'abbia fatta lui. Non diceva a me cosa, quando e perché fotografava. Sembra una fotografia d'ambiente presa alla metropolitana. E quei due sono lì per caso. Probabilmente suo cognato è morto proprio per aver fatto fotografie come questa. Continua a non riconoscere quei due uomini? No. Neanche questo qui sulla destra? No. Chi le ha telefonato ieri sera dicendo che sua moglie faceva fotografie pornografiche? E che cosa le ha detto ancora quell'uomo? Mi ha detto soltanto questo e basta. Non perde il suo tempo, io non so altro. Quell'uomo le ha offerto del denaro. Denaro? L'hanno minacciata e le hanno offerto del denaro, non è così? No, no. Ma non so perché. Si sbaglia. Quello ha una fifa matta. Ma finirà per cantare. Buongiorno, vorremmo vedere il signor Blodin. Buongiorno, hanno appuntamento? Polizia criminale. Polizia criminale, ha detto? Si accomodino, sesto piano a destra. Grazie. Prego. Aspetti un momento. Conosce questa signora? Dovrebbe conoscerla, non so, almeno di vista.
Questa signora non la conosco. Grazie. Prego, prendano l'ascensore di destra, per favore. Signorina Schimmer, avverta il signor Blodin. Due poliziotti stanno salendo da lui. Polizia criminale. Prego, si accomodino. Buongiorno, signor Blodin. Buongiorno. Buongiorno. E sedetevi, prego. Grazie. Qualcosa di grave? Già. Si tratta di un fotografo che è stato malmenato da 3 persone e poi gettato sotto un convoglio della metropolitana. Il fatto è di una brutalità impressionante. Già. E io, in che cosa potrei esservi utile? Il fotografo si chiamava Alvin Merz, forse lei può averlo conosciuto. Merz? Sì, forse lo conosco. Ha uno studio in Bernauer Strasse? Sì. Da questo fotografo mi sembra di aver acquistato diapositive, filmetti. Un po' particolari. Sì, di un certo genere. Deve sapere, e lo saprà certamente, che esistono locali, nightclub, circoli privati, nei quali queste diapositive e questi filmetti vengono proiettati. Con il permesso dell'autorità, si capisce. Questo Merz, credo di averlo incontrato 2 o 3 volte. Non era certamente un buon fotografo, ma in compenso si intendeva di questo genere di arte. E aveva delle particolari preferenze per qualche modella? Sì, sì, infatti. Deve essere stata sua sorella. Sua cognata. Ah, sì. In ogni caso, una gran bella donna. Conosce anche lei? Oh, forse è venuta qui qualche volta, non so, a consegnarmi qualche pacco di materiale. Perché mi domanda questo, scusi? Che c'entra con quell'omicidio? Come mai è venuto qui? Ecco, accanto al morto abbiamo trovato la sua macchina fotografica. La pellicola era stata strappata e questo ci ha consentito di dedurre che l'omicidio aveva relazione con il fatto che il morto era un fotografo. Ah, ecco. Già, capisco. Oltre a venderle i filmetti, il signor Merz lavorava per lei? No. Compravo da lui il materiale che... Sì, soltanto il materiale che mi serviva per il mio locale. Altri incarichi non gliel'avrei mai affidati. Gliel'ho già detto, credo. Come fotografo... Non era molto bravo. Era un formato ridotto. Ha fatto anche dello spirito. Lui si aspettava la nostra visita, era troppo sicuro di sé. Forse avremmo dovuto mostrargli quella fotografia. No, è meglio che si senta sicuro. Da queste parti ci dovrebbe essere l'HM, ti ricordi? Sì. Hotel Mondial. Andiamo. Ah, mi scusi, posso vedere di nuovo la fotografia? Eh? Ah, sì, non è poi così bella, dopo tutto. Ecco. Ah, grazie. Io, vede, non ne sono sicuro, ma una donna che assomiglia un poco a questa della foto deve essere passata di qui. E dove andava? Dal signor Blodin. Sì, però non ne sono molto sicuro. Capirà, una foto è sempre... Ho capito, infatti. Molte grazie. Già. Arrivederci. Prego. Arrivederci. Arrivederci. Sì, prego. Signorina, mandi la mia macchina da Santorini. Che venga qui da me, al più presto. Buongiorno, signori. Buongiorno. Cercano qualcuno? Abbiamo un appuntamento qui con il signor Merz. Non è nella sua camera. Come ha detto? Non è nella sua camera. Già. Da quando ha la camera? Da 3 settimane.
Senza biancheria né oggetti personali. Apparentemente. Berger? Sì? Un apparecchio stupendo. E un potente teleobiettivo. Dammi un po', fa vedere. Grazie. Anche l'attrezzatura per lo sviluppo. A quanto pare sviluppava subito il materiale. Veniva solo qui o con qualcun altro? Con una signora qualche volta. Ecco. Da qui Merz poteva tranquillamente fotografare l'ufficio di Blodin. Si riesce a vedere qualcosa? Tutto. Con questo teleobiettivo puoi vedere tutto quello che vuoi. Chissà quali motivi aveva Alvin Merz per starsene appostato qui. Lasciami andare all'Anschutz, voglio parlare con quella sua amica. Lei forse sa qualche cosa. Tu guarda se trovi qualcos'altro. Mm-hmm. E controlla la situazione. Bene. Grazie. E grazie anche a lei. Prego. Possono ammirare due preziosi arazzi che appartengono al padrino del conte palatino Otto von Wegelsbach. In questo arazzo che vedono qui davanti a loro sono rappresentati simbolicamente alcuni episodi storici del Ducato di Baviera con Federico Barbarossa e Otto von Wegelsbach. Ora ci spostiamo nell'altra stanza, mi seguono. Gli arazzi che coprono queste pareti sono di fattura tecnica più pregevole di quelli esposti nell'altra stanza, ma la loro particolarità consiste soprattutto... Quando ha telefonato Alvin Merz? Ieri sera tardi, alle 11. Alle 11? Sì. Ho risposto io al telefono. Era molto agitato e voleva parlare con mia figlia. Sono andato subito a svegliarla, però mi ci è voluto un po' per metterla sulla carrozzella e accompagnarla al telefono. Comunque, quando lei ha risposto, lui non c'era più. Pregevolezza tale da gareggiare spesso con le opere di pittura. Mia figlia ha sentito solamente un gran trambusto e delle grida e poi la comunicazione è stata interrotta. Più tardi, quando anch'io ero già andata a letto, è arrivata un'altra telefonata. Più tardi, molto più tardi, diciamo verso le 2. Quella della signora Merz. Era molto tardi per chiamare qualcuno, non le sembra? Come si è giustificata? A me non ha detto niente, voleva parlare personalmente con Annegret. Ha insistito. È stata lei a dirle quello che era accaduto. Che Merz era morto. Per mia figlia è stata una notizia terribile. Credevo che stesse per diventare pazza. Conosce la storia? Sì. Quando il signor Merz la investì con la sua macchina, lei rimase paralizzata alle gambe. E se poi ha ripreso coraggio, se ha trovato la forza di continuare a vivere, questo lo deve al signor Merz. Si è comportato con lei in modo straordinario, incoraggiandola, aiutandola. Finanziariamente? Sì, anche se non era necessario, perché io lavoro, guadagno. Lui però mi diceva, e che succederà quando lei non ci sarà più? Io ho già avuto un infarto. Ed era una consolazione per me sapere che potevo contare su qualcuno che non avrebbe abbandonato mia figlia. Anche per questo mi ha addolorato moltissimo la sua morte. È la perdita di un gran brav'uomo. Lei è convinto che fosse un brav'uomo? Ah, sì. Thank you.
Annegret! Annegret! Il signor Derrick della polizia di Monaco vuole parlarti. Buongiorno. Buongiorno, signorina Beer. La signora Merz le ha telefonato questa notte? Sì. Le ha detto qualcosa su quelli che potrebbero essere i retroscena di questo delitto? Sui suoi possibili moventi? Ha espresso qualche opinione? Ha fatto dei nomi? No. Vorrei parlare un momento da solo con sua figlia. Me lo permette, vero? Sì, naturalmente. La ringrazio. Ieri pomeriggio è stato qui, non è vero? Sì. L'aveva avvertita della sua venuta? Non aveva bisogno di avvertire. Io sono sempre qui. La vostra era una semplice amicizia? Non saprei. Io ho rovinato la sua vita. Beh, credo che... Io, sì. Per colpa della mia sbadataggine ho provocato quell'incidente. Lui però non me lo ha mai rinfacciato. Si è comportato generosamente. E io gliene ero grata. Veniva molto spesso qui? Sì, molto spesso. E per me era sempre una grande gioia. Si sedeva qui, era il suo posto preferito. Diceva che c'è una vista stupenda. Che questo era il posto più tranquillo del mondo per lui. Capitava mai che le raccontasse qualche cosa del suo lavoro? No. Non gli piaceva parlare di se stesso. Che cosa voleva da lei ieri pomeriggio? Niente, perché? Per caso... Non è venuto qui per caso con qualcosa da affidare a lei? Affidare? Sì, qualcosa che le abbia dato da custodire. No. Non mi ha dato niente, no. Santorini, Blodin e gli altri. Questi sono Myers, Kemsky, Rotloff. Li conosco tutti. Sai chi sono? Tutti pezzi da 90. Myers di Francoforte, Kemsky di Amburgo, Rotloff di Colonia. Ci deve essere qualcosa di grosso in gestazione, a quanto pare. È una specie di convegno, questo. Una specie di assemblea costituente. Che Santorini stia riorganizzando quello che gli hanno mandato all'aria a New York... Questo deve essere Gessler, l'uomo di Vienna. Ci sono proprio tutti, una foto così vale un patrimonio. Lo consegnavo sempre a Blodin, il materiale fotografico. Blodin però lo voleva controllare prima di mandarlo via. Ha una sua saletta di proiezione. Una volta, dopo una proiezione, tornai indietro. Avevo dimenticato le chiavi della macchina. Sentii Blodin parlare con uno che non conoscevo. La porta lui con il Trans Europa Express. Arriva da Milano alle 11, vado io a prenderla. Santorini? Shh, non pronunciare mai quel nome. Stavano parlando di uno che non conoscevo. Quando vidi Alvin gli raccontai tutto e lui disse... Santorini. Questo nome dove l'ho letto? Dove l'ho sentito?
No, devo averlo letto. Sai chi è? È un pezzo da 90 ricercato in tutto il mondo. E si incontra con Blodin a Monaco. Quando arriva? Alle 10:11. Vado a riprenderlo. Perché? Perché vuoi andarla a fotografare? Non capisci, è un colpo grosso. Santorini in Europa. Come non lo so. Ma sono sicuro che la cosa mi frutterà un mucchio di soldi, vedrai. E andò a fotografarlo. Sì. In mezzo a tanta gente fu piuttosto facile. Salimmo su di un tassì e lo seguimmo fino al suo alloggio. Era ospite di Blodin. Ad Alvin allora venne in mente un piano pazzesco. Deve esserci qualcosa. Qualcosa di grosso se quello non parte ancora. Che cosa si dicono? Questo bisognerebbe sapere. E allora sì che... Inge, io ci devo riuscire. Non ne vale la pena? Questo è un lavoro di merda comunque. Che renda qualcosa, almeno. Un paio di giorni dopo mi portò con sé all'Hotel Mondiale. Gli chiesi... Come mai hai preso una stanza in questo albergo? È una stanza molto particolare, questa. Da un po' un'occhiata. Allora? La casa di fronte non la riconosci? La casa di Blodin? Mm-hmm. Guarda un po' attraverso la macchina. L'ufficio di Blodin. Si vede tutto. Mm-hmm. Tutto e tutti. Prima o poi qualcosa salta fuori. Ci vuole pazienza. E io tempo e pazienza ne ho da vendere. Le fotografie che ha fatto Alvin le avete viste? Lui sapeva chi erano quegli altri uomini? No, ma disse... Se quelli parlano tanto, vuol dire che sono tutti pezzi grossi. Io dissi... Vuoi dare le foto alla polizia, per caso? Lui rispose... Pensi che la polizia me le pagherebbe? Queste fotografie valgono una montagna di grana. E gli venne quindi la folle idea di ricattare Blodin, non è così? Sì, gli mandò una fotografia. Soltanto una, dicendogli che le altre gliele avrebbe vendute. Naturalmente se la cosa la interessa, se no, cosa vedi? Stanno abbassando le persiane. Può fare abbassare tutto quello che le pare, tanto le fotografie le ho già fatte. Blodin disse che voleva subito sia le fotografie che i negativi. Alvin gli chiese 300.000 marchi e Blodin gli disse che accettava senza discutere. Aggiunse, quando ci vediamo e dove? Non si rendeva conto del pericolo? Penso di sì, perché per potersi conservare un asso nella manica andò da Annegret e le consegnò una busta. Andò poi all'appuntamento nei pressi dell'Hotel Mondiale. Correva, correva, ma io capii che non aveva più scampo. Il resto lo sapete già. Sì.
Blodin mandò qualcuno a perquisire lo studio e qualcun altro davanti a casa sua. Telefonò chiedendo di lei per sapere dove erano i negativi e dove erano le altre fotografie. Intanto arrivammo noi. Poco dopo telefonò a suo marito raccontandogli tutta la storia dei filmetti pornografici. E minacciò anche lui. Poi lei chiamò la signorina Annegret dicendole che Alvin era morto. E che, essendo Annegret l'unica della quale Alvin si fidava, non avrebbe dovuto mostrare quella busta a nessuno. Sì. Soprattutto alla polizia. Signora Merz, non avrà telefonato anche a Blodin per dirgli che fotografie e negativi erano in casa Bihar, nella speranza di salvarsi, almeno lei? Ho indovinato, eh? La prego, risponda subito, si rende conto. Ma ormai è inutile. Quella busta l'avete voi. E quando andranno a cercarla, in casa dei Bihar, non troveranno niente. Lipper, Scholz deve arrestare subito Blodin. Chiama la polizia di Landshut. Non devono perdere nemmeno un secondo. I due arazzi che appartenevano al padrino del conte palatino, Otto von Wegelsbach. Alcuni particolari sono ripetuti nell'arazzo di fronte a questo. Se osservano in alto a destra, le figure di coda del corteo che seguono informazione sparsa all'imperatore Barbarossa sono le stesse di quelle che figurano attorno alla fontana dell'arazzo prospiciente. Che cosa ha detto? In pericolo di vita? Mi stia bene a sentire e faccia quello che le ho detto. Noi arriveremo al più presto. Annegret! 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 Voi che cosa volete? Vogliamo da tua figlia quello che Merz ha nascosto. Io vi ho già detto che non ho più niente. Smettila, Annegret! State cercando una grossa busta, vero? Annegret, non hai sentito quello che ti ho detto? Io so dove mia figlia ha nascosto la busta che cercate. Se ti azzardi a prendermi in giro, ti ammazzo. Bene, signor Bihar. Ecco la busta che vogliono quelli. Gliela consegni e lasci che se ne vadano via. Al resto pensiamo noi. Ma sì. Vada. Va bene. In alto, polizia! Fermi dove siete! Buoni, buoni, buoni! Adesso andiamo in ospedale a trovare il nostro amico Harry. Vieni.